Buongiorno a tutti ragazzi, puntata numero 63, come state? Io sto bene, Alice mi ha preso un cammello e gli ho messo anche la sella. Ho scoperto che non bisogna dargli del cibo e che quello va da solo. Non l'hai scoperto tu, l'ho scoperto io. Ho scoperto, Alice. Ali! Cosa c'è? Aspetta. Oddio. C'è un coniglio, lo so. No, guarda, guarda, guarda. Fa gli scatti. Ora ti voglio vedere dal mio. Però va piano. Comunque Alice dovrebbe essere arrivata. Quasi arriva. Eccola, sei tu. Con l'armatura di... Però sono dall'altra parte. Aspetta, sono dall'altra parte. No, Ali, ti prego, voglio vedere una cosa. Voglio vedere se possiamo salire in due nel dromedario. Sto male. Perché teoricamente si può. Io... Fa vedere, a due gobbe una. Fai vedere, fai lo scatto. Aspetta. Vai. Va veloce. Guarda. Vai, sali. Arrivo. No! Oh mio Dio! L'ho scoperta io! No, scusami, stai guidando tu. Stai andando piano però. Io me lo... No, raga, vabbè. Vabbè, guidalo poi tu. No, ma sto impazzendo. Oh, mi sembrava, sai cosa mi sembrava? Uno zombie, invece era un cactus. Ok. Bellissimo, sta. Comunque sappiamo come tornare, quindi. No, prendiamone due, dai, se hai un'altra sera ne prendiamo due. Abbiamo un altro dromi. Perché quelli li possiamo duplicare. Vedi, guarda come va veloce. Dov'è il baule che hai fatto, mi? Allora, io ho fatto un baule qua per mettere la roba. Allora, guardami bene attentamente, dove sei? Attentamente, tetta. Cioè, sempre testa, Ci mi sta dietro. Guarda, si è addormentato, è stanco. Piccolo. Almeno non lo perdo, che non se ne va in giro come Pocahontas. Oddio, lo chiamerò Pocahontas. Lo chiamo Pocahontas 2. I dromedari possono decollare ogni 2,75 secondi. Decollare, fa troppo ridere decollare. Comunque prego, che ti ho salvato tutta la tua roba. Grazie mille. Tutti i tuoi picconi, tutte le tue cose. Allora, raga, mi sono preso. Guarda, prenditelo. E dov'è? Prenditelo. No, Ali, non lo fare. Vieni qui. Libro incantato, perfetto. Adesso abbiamo tocco di velluto. Dobbiamo solo capire dove metterlo. Mi serve un piccone nuovo. Io faccio il piccone di ferro. Sto morendo, per quello mi serve la carne. Mi sono portato la fornace da casa, lo sai? Brava, Cice. Allora, facciamo il tocco di velluto e... Allora, raga... Guarda cosa butto. Dov'è il tocco? No, non ho il libro. Guarda cosa butto. Cosa? Guarda il male... No, da... Ali... Ma... Alice! Comunque non trovo il libro. Come? No, ti giuro che l'ho bruciato bene nella... Ali, non trovo il libro, veramente, ce l'hai? No, io te l'ho dato, caro. Ali, non ce l'ho. No, non ce l'ho, mi... No, raga! No, mi, io te l'ho dato a te. Mi spiace, ti ho pure visto che l'hai preso. Ah, ma ce l'ho che qua. Che stupido deficiente. No, che stupido deficiente. Vuoi dare la colpa a me, vero? No. Spero che muori. Allora, raga, dai, facciamoci sto piccone. Mi dispiace sprecarlo. Chiusi, per... cammello, conosci sprecare l'altro il tocco cammello? Di velluto. Sprecare il tocco di velluto per il piccone di ferro, mi dispiace, però... Non me lo faceva mettere nell'altro. Allora, Ali, io vado un attimo a provare a vedere sotto se riesco a prendere quei blocchi. Va bene, arrivo subito. Io devo cercare della legna per fare una barca col baule. Vediamo se funziona il tocco di velluto o se non funziona. Sapore di... Sì! Sì, guarda! Sì! Bellissimo. L'unico modo per non farli morire è quello di avere il tocco di velluto. Mì, ma nel deserto non ci sono alberi. Tu potresti aiutarmi facendo una cosa. Raccogliendo quello che rimane su? Sì. Dov'è? Ti devi buttare in acqua. Ok. Wow, che belli che sono. Alice con la barchetta che li prende tutti sti pezzi. Perché è illuminato sotto? Mi spieghi? Guarda, sono questi qua. Questi qua illuminano tutto, è bellissimo. Lasciali, lascia illuminato. Ma che lasciali? Questi qua li porto a casa nostra e li mettiamo nel nostro laghetto. Vabbè. Hai idea di cosa vuol dire avere il laghetto tutto illuminato? Non ci credo. Sono un cretino, non mi sono accorto che ho finito il piccone. Dovevo salvarlo, dovevo lasciarlo proprio alla fine e poi curarlo. Non me ne sono accorto. Vabbè, Mi ero dimenticato che quelli di ferro morivano subito. Ormai sono abituato a quelli di diamante che durano una vita.
Io non riesco a prenderli, lo sai? Io un pochettino li ho, dai. Non riesco a prenderli perché tu continui a girarci intorno, ma... Torniamo a casa, cioè torniamo in quel letto. Mannaggia, che peccato. Come facciamo a prendere altro materiale? Buh, chi lo sa. Guidi tu? Ah, no, guida tu, to. Vai, sali. Così è una meraviglia visitare, dai. Perfetto. Non ne ho presi tanti, quindi se ti puoi fermare lì ce ne sono altri di cactus. Gliele prendo un attimo. Tranquilla, bastano così. Allora, raga, qui dovrebbe esserci... Bisogna prenderla questa terra rossa da mettere, da fargli un ambiente là, Io, guarda, questi, c'è quel beige lì e qui si visita. C'è un Enderman. E qui si visita. Ah, ecco, vedi i cuoricini. Qui però tanta vita, più del cavallo. Ok, sediamoci. Madonna. Allora, questa... Tu adesso ti riposi qui, tanto questo qui sta qui e dorme. Perché mi dispiace non avere il guinzaglio, mannaggia. E non abbiamo neanche le targhe. Ma sei solo di me. Se abbiamo le targhe... Sì, siamo a me nel letto. Ok, si visita. Tu hai le torce, vero? Sì, andiamo. Se avessimo le targhette, noi gliela daremmo a Pocahontas 2. Ma non c'è niente. Ce lo ricordiamo poi che è qua? Spero di sì. Vabbè, abbiamo le coordinate. Che bello che è, vero? Bellissimo. Perché è una miniera all'aperto, cioè... È rara. C'è un ragno, C'è uno spondiragni! No, chi di ragno te l'ha dato? Che bello spawn. Ce n'è un altro? Qua doppio... Ce n'è un altro... Di spawn. Qua ce ne potrebbe uscirci una doppia farm. Dove sei tu? Sono qua dentro, ce n'è un altro. Qua sotto? C'è qualcuno? Mamma mia, Alice! Cosa? Che blocchi... No, questi li devo prendere. Meravigliosi. Questi li devo prendere. Oh, madonna, quanto sono belli. Si chiama terracotta marrone. Cioè, perché la terracotta, no, messa così, cioè va cotta... Ma no, è già messa. Cotta però. Che con la terracotta che cosa si può fare? Vediamo un po'. Oh, vediamo come diventa. Sono curiosissimo. Magari è più bella così. Ora li metto tutti e due a paragone vicini per vedere un po' com'è la differenza. Ma fa cacare. Che cazzo dici, me? Ok. Questo per fare tipo le piastrelle della cucina? Sì. Sì, però così mi piace di più. Anche a me, sì. E fai un altro, vai, un'altra prova. Però questo qua non lo raccolgo, mi occupa spazio. Poi ce la cuociamo. Ne prendiamo di più. Ne prendiamo tanti di... Ma questo è un altro? Sì. No, vabbè. Pazzesco. Abbiamo tre spondiragni. E potrebbe diventare... Vuoi vederne un altro una tripla farm. Ho visto molti che ce l'hanno, la tripla farm. Mi stanno picchiando. Oh, scusami. Che botta che mi hai dato. Devo colpire l'oro. Che bei bello, vero che è un bel materiale. Guarda. Bello. Vabbè, poi quello ce lo cuociamo a casa. Comunque i miei preferiti sono questi due, guarda. Questo beige è il mio preferito in... Come si chiama? Cosa c'è scritto qua? Beige? No, c'è scritto marrone. Invece vediamo questo, cosa c'è scritto. Grigio chiaro. Sotto per terra? Bianca. Vabbè, bianca più o meno però. Sì, comunque sono spettacolari questi. Penso che siano i blocchi, secondo me, più... Ah, questo terracotta, normale. Madonna. Ma io non l'ho mai vista una... Io non l'ho mai vista una miniera così. Cioè, guarda qui. Questo è un tappeto rosso. Bellissimo. Ma pensa a te, È talmente bella questa caverna che non... Cioè, questa miniera non la voglio neanche visitare. Io sto continuando a prendere, che belli questi colori. Vero che sono bellissimi. Speriamo di ritrovare il dromedario, Ali. Ma sì, no, secondo me non si è spostato. Però mi sarebbe piaciuto averne un altro. Ma per farli accoppiare? Sì, per avere un mini cammellino. Ma quello? Ma è un altro! Ali, ci sono quattro... Spondi ci ragni. Sono quattro. E qua sai che ci facciamo una farm di esperienza... Io sono lì a guardare, guarda.
Qua ci facciamo una farm di esperienza non indifferente. Dici? Ali, sono 4, cioè... Oddio, diamanti. Diamanti. Ma va. Carbone mi serve un sacco. La redstone la lasciamo qua. L'abbiamo perso, boh. Ah, sì? Sì, non c'è più. No. Abbiamo perso anche una sella, quindi. Proviamo a ritornare poi indietro per vedere se... È scappato, tu dici? Sì, se è tornato a casa in quel suo ambiente. Oh, un altro. Bene. Targhetta, ecco. Torniamo ora l'ho trovata. Andiamo dal dromedario, dai. Ah, eccolo qua. Eccolo, sto da... Oh, non posso fare niente perché sennò becco te. Beh, ragazzi, ma qui non c'è più niente. No, il nostro dromedario. Dromedario? Tra l'altro adesso se ne troviamo un altro non abbiamo più la sella. Madonna, quando ti tuffi che vai a fondo. Cioè, quando ti tuffi dall'altro vai tanto a fondo, l'hai notato? Sì. Ah, siamo già arrivati. Dromix. Raga, scusate, X, ma io questo questo qua lo devo prendere. Dimmi che sei qua. No, ma io lo voglio, non hai capito. Dimmi che sei tornato a casa. Lo so che sei tornato a casa. Torna a casa Lessi, torna a casa Dromi. No, non c'è. Abbiamo perso il dromedario. Ok, lo vado a cercare. Abbiamo perso il dromedario. Brutto da dire, ma abbiamo perso il fottuto dromedario. No, ti prego, mi... Ci tengo un casino quel Dromix. Ti prego, cerchiamo un dromedario, per favore. Non lo prendiamo più. Cioè, tu mi hai fatto un casino quando io cercavo i panda. Che oggettivamente... Ma era così tenero. Che oggettivamente non servono a niente i panda. Beh, ma neanche il Dromi, eh. Ali, ho un'idea. Voglio chiamare un panda Kung Fu Panda. Sai che è una bellissima idea? Non è una... Vero? Non mi viene da dirti, oh mamma mia, come faccio di solito. Sì. È una bellissima idea. Ma tu l'hai visto Kung Fu Panda? Certo. Bello, eh? Sì. Il mio dono. Allora, quanto spazio ha nell'inventario? Riusciamo a prendere tutto? Penso di sì, aspetta. Vado. Possiamo andare. Abbiamo tutto, non ci serve sto schifo qua. Prova a salire. Ma non penso, figurati. Ah, posso metterti la roba. Prova a salire. Ti posso mettere, no, mi posso mettere la roba nel baule. Allora no, allora andiamo con l'altra barca. Sto male, che carina però. Vabbè, la prendiamo, non si sa mai. Dai, magari troviamo qualcos'altro. La prendo io, perché tanto sto piazzando l'altra, aspetta. Guarda. Oh, oh, oh! Cos'è nell'inventario? No, vai indietro. Vai a prendere altri cactus che ho abbandonato. Perché stavo lasciando i cactus per... Ma io ce l'ho, noi ce l'abbiamo i cactus infiniti. No, perché siete... Dai, prendili quelli. Ce li abbiamo infiniti. Vai, sali. Ok, let's go. Sì, let's go home. Let's go home. Dun, dun. Guarda quanti conigli. Oh, mi te lo dico che se... Gira l'inquadratura. Se vediamo il cammello io scendo. Un peccato però aver perso il cammello, vero? Eh sì, perché tanto non torneremo più a prenderlo, so già. Ed è un peccato anche se adesso ne troviamo un altro, perché comunque ne avremmo potuti avere due, invece ne abbiamo uno se lo troviamo. Cioè, eh sì. In ogni caso è una tristezza, l'unica gioia sarebbe trovarne due. Se riesco, raga, io me la faccio tutta in mare. Sì, dai. Perché se scopriamo che si può andare solo in mare... Ma tu hai idea di quante... Ma si può fare le barche? Cioè, facciamo le barche con... La barca grande, per navigare, si può fare? No, c'è solo la barchetta. Solo questa? Sembra strano però, eh. Mi sembra strano, stiamo andando nella direzione giusta, correttamente. Ma è giusto. Lì... Ma lì dove siamo passati con i panda? Sì, lì siamo passati con i panda. Però se io sono passato da là con i panda è perché non c'è un'altra strada. Questa è la verità. Raga, siamo arrivati! No, dai. Raga, ce la siamo fatta tutta in mare. Boh, la prossima volta andiamo... Non ci credo! La prossima volta andiamo con due barche con bauli e ce la facciamo tutta in mare. Sì. Bentornati a casa. I nostri villici ci sono tutti o sono morti? Ci sono tutti, bene. 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 Posso buttare la rinfusa? No, dai, sotto. Sì, no, butta la rinfusa. Sotto però, no? Sì, certo, ovviamente. Bene. Ah, che bellezza. Casa, dolce casa, ragazzi. Home, sweet home. Sweet home. Louis Vuitton. Bene, ragazzi, siamo tornati. Adesso ho già posato la roba io nel baule. Scommetto in questo disordinato, sì, perfetto. Sì, esatto.
Poso anche io tutto in disordine e poi facciamo un ordine. Anzi, questa qua che io ho trovato la spada di ferro, sì, che non mi serve, però è incantata. Io la disincanto e mi prendo l'esperienza. Ma perché? Perché tanto non mi serve questa spada. La buttiamo lì. E niente, raga, se il video vi è piaciuto, lasciate like, tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao. Bella a tutti, ragazzuoli. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. Mirko Alice Game. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Giornata è la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.